Oggi siamo tornati nel mio grind di Daini qui in Te Avaroa perché, come avete visto dal titolo e visto dalla copertina, ho fatto comparire altri due Great One di Daini. Questi due Great One sono comparsi all'incirca in 2 settimane di distanza e se vi state chiedendo come ci sono riuscito, ve l'ho spiegato meglio nel primo video dove ho preso il primo Great One di Daino. Quindi ve lo lascio qua sopra nelle schede e andatelo a vedere se volete avere più informazioni. E ve lo spiego brevemente comunque, ovvero sto utilizzando l'herb management e faccio all'incirca 100 a 120 kill per ora, quindi tantissime. E appunto ve l'ho spiegato meglio nell'altro video, quindi se volete sapere come ho fatto andate a vedere quell'altro video. Tra l'altro per questi due Great One mi è anche andata benissimo perché ho avuto entrambe le combo totalmente nuove, sia come palco sia come pelliccia. Infatti, al momento ho 3 pellicce sulle 5 che ci sono e 3 palchi sui 4 che ci sono. Quindi ho avuto totalmente cose diverse da tutti gli altri Great One. E di questo sono super felice perché mi è andata benissimo. E iniziamo con il parlare del secondo grind dei Daini, da dove appunto ho trovato il mio secondo Great One di Dino, che è il grind al momento più lungo che ho fatto qui in questo grind, ovvero è durato 3240 kill, che sono tantissime. In quelle uccisioni ho avuto 100 diamanti, 32 troll, 15 rari, di cui 11 pezzati, 3 albini e un melanico. E alla fine ovviamente il Great One, che è il grind che è durato di più di tutti, quindi il terzo grind è quello che è durato meno. Infatti è durato 920 uccisioni, di cui 36 sono diamanti, 8 troll e 4 rari, di cui 2 pezzati e 2 melanici. Questi qua sono i due grind da dove abbiamo trovato questi due Great One. Ora, senza perderci troppo in chiacchiere, vi lascio a questi due video. E tra l'altro voglio soltanto precisare una cosa, ovvero se qualcuno nota che la data di raccolta di uccisione dell'animale è di una distanza di soltanto un giorno, semplicemente perché il secondo Great One l'ho ucciso ieri, ovvero lunedì, e ero già a 500 kill, quasi 600 nel terzo grind, e ho fatto 300 uccisioni e a 920 kill è comparso il mio terzo Great One e l'ho ucciso stamattina, ovvero martedì. E questo è il motivo per cui ho ucciso questi due Great One a un giorno di distanza, ma semplicemente il mio secondo Great One era già vivo da 2 settimane. Quindi non è che li ho trovati a un giorno di distanza, ma li ho uccisi a un giorno di distanza. Quindi vi lascio al video. Ed ecco qua quindi il mio secondo Great One di Dino. Questo qua, come potete vedere, ha la pelliccia Fable Silver e ha il palco a lama e una combo che non avevo ancora, nessuna delle due non avevo mai trovato, perché infatti avevo fino ad ora la pelliccia Fable Golden e il palco liscio. Questo qua quindi è totalmente diverso dall'altro e oggi ce l'andiamo a buttare giù. Per buttarlo giù, appunto, utilizzeremo la 44 Gaucho con munizioni che hanno più penetrazione, senza ovviamente il mirino, con il mirino base della pistola, ecco. Voglio cercare di avvicinarmi un bel po', almeno a 75 metri, perché voglio fare un colpo sicuro su di questo Great One. Tra l'altro, come potete vedere, questo qua ha il peso più basso del Great One di Dino, infatti vado da 85 a 112 kg. Mentre che l'altro, il peso più alto, va da 112 a 140 kg. Di solito questo peso qua si trova sempre su il Great One che ha questo tipo di palco. Tra l'altro sono felicissimo di aver trovato questo tipo di combo, perché questa pelliccia con quel tipo di palco si azzecca perfettamente. Quindi sono super felice di aver trovato questo Great One. Tra l'altro il grind che l'ha fatto comparire ci ha messo 3240 kill, che sono tantissime. Purtroppo questo qua non è stato più molto fortunato come il primo grind, ma dopo un grind che alla fine è stato anche abbastanza corto, ci sta aver fatto un grind parecchio lungo. Con 100 diamanti,
ovviamente come sapete sto utilizzando l'air management, 32 troll, 15 rari che sono assurdi, non so come mai ma in questo grind sono tantissimi rari, tra di cui 11 sono pezzati, 3 albini e un melanico. I 3 albini sono tutti comparsi in questo grind praticamente, non avevo ancora mai trovato nessuno di albino e sono tutti e tre comparsi in questo grind. E fine ovviamente il nostro Great One. Quindi sono quasi a 100 metri. Vediamo un pochettino di avvicinarci ancora un po'. E poi proviamo a prenderlo con questa 44. Tra l'altro mentre che mi sto avvicinando, voglio parlare un pochettino di questo Great One, che infatti è già comparso da più o meno 2 settimane. Ed è ancora qua, vivo sulla mia mappa. Questo perché sto al momento facendo il terzo grind per cercare di trovare appunto il terzo Great One, per poi andare a completare l'addle di Great One di Daini. Non mi sembra facilissimo mirare da questa distanza, quindi probabilmente la cosa ideale sarebbe avvicinarsi almeno a 50 metri. Ecco, lui è già in attentive, cosa che non è molto utile. Voglio provare a avvicinarmi il più possibile, sperando che quel 3 lì non mi veda o non mi senta prima. L'odore non è male, anche se non è incredibile, quindi speriamo che non dia nessun problema. Vediamo di arrivare almeno a 50 metri, perché senza mirino non è semplice. E vediamo un pochettino, ancora qualche metro, e poi ci siamo. Più o meno, ancora un metro, e ora dobbiamo farlo allertare, quindi azzeriamo intanto la pistola per 50 metri, perfetto. E ora dobbiamo farlo allertare. Proviamo a saltare un paio di volte, in teoria dovrebbe allertarsi, forse. Eccolo qua. Laterale così è perfetto. È sembrato buono, speriamo. E vediamo un pochettino. Con la 44 con queste munizioni dovrebbe essere stato un problema la penetrazione. E vediamo un pochettino. Lui era più o meno qua giù. Anche se il sangue non riesco a vederlo. Non so dove sia il suo sangue, sinceramente. L'ho sparato qua, ma non vedo tracce. Eccolo qua, sì, ok. Colpo vitale, perfetto. Quindi non mi è sembrato un colpo super basso, perché ho mirato anche un tantino troppo in alto, forse. E ho avuto sinceramente paura di colpire la colonna. Ma a quanto pare è un colpo vitale. Quindi Great One, Fable Silver, con il palco, il palco a lama. Eccolo qua. Perfetto. Non è stato neanche in una posizione così male per farci fare una foto, ma comunque confermiamo. Eccolo qua, 255 di punteggio. Fable Silver, 103 kg precisi. Perfetto. Preso doppio polmone e l'altezza era giusta, quindi colpo perfetto al centro del polmone. Perfetto. Fantastico. Quindi 255 di punteggio, appunto, mio secondo Great One di Dino. Fable Silver, 103 kg perfetti. Vediamo un pochettino, per il resto sembra tutto a posto. Preso con la 44 a 52 metri di distanza, quindi era 2 metri un pochettino più distanza di quanto aveva azzerato la pistola. Andiamo a vedere il true score e intanto facciamoci anche qualche screenshot, dato che non l'ho fatto. Poi andiamo a vedere il true score e vediamo. Sembra simmetrico. E infatti è simmetrico. E quindi ovviamente direi che non è per niente male come Great One. Allora non so fare un paragone sinceramente con questo palco, se è effettivamente con un punteggio alto per avere questo palco, ma non penso. Penso sia un palco, per essere questo tipo penso sia di grandezza media, quindi più o meno penso sia normale. Poi ovviamente al momento non so fare il confronto, perché non ne ho, non mi ricordo sinceramente i punteggi di quelli che ho visto fino adesso, ecco.
Direi che quindi eccolo qua. È fantastico. Andiamo a vedere da più vicino ed è meraviglioso. Questo parco non era uno dei miei preferiti, ma a vederlo così devo dire che anche questo è meraviglioso. E tra l'altro mi è andata bene perché appunto abbiamo trovato una combo totalmente diversa da quello del mio primo Great One. Quindi accettiamo e ora è il momento di andarcela a mettere nell'addle di Dainy, di Great One Dainy. Ed ecco qua quindi l'addle con due Great One su tre. Devo dire che adesso vedere questo diamante confronto ai due Great One e non nel senso del palco, il palco più o meno è grosso anche come quello del Great One. Ma vedere il suo corpo, nel senso proprio il suo corpo confronto al Great One, cioè da qua si può vedere, confronto al Fable Golden, si può totalmente vedere che è minuscolo. I due Great One sono molto più spessi, si può dire così, penso. E soprattutto nella parte del collo. Il collo del Great One e il collo del diamante sono totalmente diversi. Comunque i Great One nuovi che stanno facendo sono sempre più belli e sono fantastici. Quindi non ci manca che trovare il terzo Great One di Dino, che voi ovviamente state per vedere adesso, ma io ancora devo farlo comparire come ho detto prima. Quindi questo qua è l'addle fino ad ora e ora vi lascio al terzo Great One Dino. E quindi eccoci qui anche con il mio terzo Great One di Dino, comparso esattamente ieri, ovvero il giorno dove ho ucciso anche l'altro Great One, il mio secondo Great One di Dino. E quindi alla fine non ho neanche dovuto aspettare molto io. Anche questa volta mi è andata benissimo, una combo che non avevo mai avuto né nel palco e nella pelliccia. Infatti abbiamo palco largo e pelliccia mocha, che è bellissima. Probabilmente è una delle mie pellicce preferite del Great One Dino. E sono super felice di aver trovato questa combo, perché devo dire che quella pelliccia con quel palco ci sta benissimo. E tra l'altro, man mano che sto trovando questi Great One, mi rendo sempre più conto che tutte le combo sono davvero belle. E quindi alla fine, qualunque combo mi capiti, sono sempre felice. E tra l'altro, questo qua è l'unico Great One Dino fino ad ora che per avere quel palco è molto piccolo come punteggio. Devo fare attenzione perché c'è il 4 già allertato. Comunque stavo dicendo, perché gli altri due Great One alla fine con i loro palchi alla fine hanno un punteggio medio alto, mentre questo qua è l'unico che per avere quel palco ha un punteggio abbastanza basso. Quindi alla fine è l'unico un po' più piccolo, ma comunque è sempre un Great One. E sarà una bella sfida, penso, metterlo nel multi-mount senza far toccare gli altri due palchi dei Great One, perché lui ha i palchi larghi, gli altri due Great One hanno i palchi giganti, quindi sarà una bella sfida. Però devo dire che è fantastico. Quindi per prenderlo, tra l'altro, dobbiamo utilizzare la 45, eccola qua. Per l'altro Great abbiamo usato la 44 e per questo la 45, che confronto alla 44 è leggermente meno potente. Quindi avrà un po' meno penetrazione e dobbiamo questa volta avvicinarci un bel po'. L'unico problema è quella femmina e quel 4 che ci stanno guardando. Quindi dobbiamo fare attenzione, anche l'odore in realtà non è così buono. E non me ne sono reso conto prima dell'odore, ma in teoria girando ancora un po' l'odore dovrebbe finire sulla mia destra, quindi non dovrebbe più dare problemi. Vediamo di avvicinarci un po'. Tra l'altro, mentre che ci avviciniamo, vi parlo un po' del grind. Questo grind è durato molto poco, confronto al secondo grind, che è durato appunto 3240 uccisioni. Mentre questo qua, il terzo grind, è durato soltanto 920 uccisioni. E quindi facendo la somma di tutti e tre grind, siamo esattamente a 6000 uccisioni, che è la media giusta per trovare tre Great One. Quindi alla fine sembra che i Great One spawnino esattamente
nella loro, diciamo, possibilità di comparire giusta, ecco, non, più di così non saprei come spiegarla, spero che avete capito, ma non so come spiegarla meglio. Comunque, in queste 920 uccisioni abbiamo avuto 36 diamanti, 8 troll e 4 rari, ovvero 2 pezzati e 2 melanici. Anche qua i melanici per adesso ne avevamo avuto soltanto uno nel secondo grind, e qua ne abbiamo trovati altri 2. Quei 4 lì è sempre abbastanza allertato o inattenti, quindi bisogna fare un po' attenzione. Ma comunque siamo ancora anche parecchio distanti, e come ho fatto per l'altro Great, non voglio avvicinarmi almeno a 50 metri di distanza per poterlo prendere. E possibilmente questa anche andare un po' più ancora alla mia destra, perché altrimenti l'odore potrebbe dare dei problemi. E ora che ci iniziamo ad avvicinare, come potete vedere si nota sempre meglio la pelliccia. Ha quella sfumatura un po' centrale che sembra un po' la Golden, ma tutto il resto è molto più scuro, e tra l'altro sono anche quelle specie di pallini un po' più chiari che sono bellissimi. E una pelliccia che non vedevo l'ora sinceramente di trovarla. E al momento abbiamo tutti i palchi tranne uno, ovvero il Big Rack, che è l'unico che ancora mi manca. Ma sinceramente penso sia anche l'unico che è molto simile a quello dei daini normali, e anche se cambia sinceramente solo che quello che è un pochettino più grosso, ecco. E c'è ancora una pelliccia in realtà che mi piace, ovvero che è la Fable Painted. E la Fable Hooded invece è l'unica che al momento non mi interessa. Quindi tutte le pellicce che non mi dispiacevano al momento le ho trovate. Poi ovviamente adesso vediamo, perché abbiamo già, con questo terzo qua abbiamo già un multimount di Great Undyne completo. E quindi vedremo poi se continuare magari questo grind per trovare tutte le pellicce e tutti i palchi, o se ci basterà così. Quindi sarà una cosa che vedremo in futuro. Ma molto brevemente mi voglio cercare di concentrare di più sul grind degli orsi, dato che ancora non ho nessun Great One di quella specie. Quindi siamo anche un pochettino più vicini della distanza da cui dovevamo essere, più o meno 48 metri, e volendo possiamo provare così. Quindi azzerata 50 metri, se non mi ricordo male questa pistola spara leggermente più in alto di dove mira. Avevo fatto delle prove nella live prima di provare a uccidere il Great, ma che poi non abbiamo mai ucciso in live, ma comunque ok. E se non sbaglio appunto spara leggermente più in alto, quindi altrimenti posso in realtà ancora provare ad avvicinarmi fino a 25 metri, giusto per essere sicuro. E quindi vediamo un po' se riesco ancora ad avvicinarmi un po' fino a dove riesco ad arrivare, e poi proviamo a buttarlo giù. Quindi c'è il Greaton che si è leggermente spostato, e adesso si è avvicinato anche un pochettino lui ed è andato nella parte dove c'era il 4. Adesso tra l'altro, se guardiamo l'odore, è perfetto, e è totalmente a destra, alla mia destra, quindi non dà nessun problema in teoria se non ci avviciniamo troppo a questi daini. Quindi lui è lì sotto, siamo quasi a 25 metri, quindi ci siamo quasi a 29. Vediamo di avvicinarci a 25 e poi facciamo il colpo, sperando di non fare cose orribili. Si stanno muovendo ancora. Eccolo lì. Quindi ancora un paio di metri e ci dovremmo essere. 26 e 25. Ok, più di così non voglio andare. Bene, quindi possiamo provare, anche perché sono già allertati, e vediamo un pochettino. Sta andando giù e dovrebbe essere un colpo buono in teoria. Vediamo un pochettino. Ecco, qua c'è il maledetto 4 che stava già facendo come prima. E come al solito non riesco a vedere le sue tracce di sangue. Evviva. Dov'è che l'ho sparato lui? Bella domanda. Qua il sangue non riesco a vederlo. Eppure dovrebbe essere già anche tracciato, perché ho già la sua traccia. Quindi ok,
Non c'è neanche scritto il sangue, quindi al momento non so dove possa essere. Diamo questa forse. Vital organite, ok, c'è scritto. Quindi dovremmo essere a posto, ma io non vedo le tracce di sangue. E la stessa cosa è successa già ieri con l'altro Great One. Anche se poi sono comparse. Non capisco come mai non compaiono le tracce di sangue. Comunque, ok. Quindi, eccolo qua, terzo Great One di Dino. Confermiamolo. E in realtà prima proviamo a fargli una foto, vediamo un pochettino. Dato che non è messo neanche così male, possiamo provare a fare una foto. Ha dei palchi che comunque sono giganti, quindi è bellissimo. Confermiamo. Great One, 270. La sua stima massima era 272. Quindi alla fine era anche più o meno nella sua stima massima di punteggio. Ottimo. Ovviamente Fable Mocha. O Mocha. 114 kg. È molto più pesante di quello di ieri, ma giustamente quello di ieri aveva la stima massima di 112. O 114, non mi ricordo in realtà quant'è la, la stima massima del Great One, da 85 a 114 forse. E quindi se questa qua è 114, potrebbe in realtà essere il suo peso minimo, quasi peso minimo. Quindi ok, 270 di punteggio, andiamolo a ispezionare. Eccolo qua. È bellissimo, ha una pelliccia fantastica. E vediamo un pochettino di controllare un po' il colpo. Distanza 26 metri e mezzo quasi, un po' di più. Con la 45 vediamo il colpo, e infatti è andato leggermente in alto. Ed è per questo che mi sono avvicinato fino a 25 metri, perché con questa pistola non ero per niente sicuro, dato che come vedete si è alzato un pochettino il colpo, ho mirato decisamente più in basso mi pare. Poi andiamo a vedere il true score. E non è simmetrico questo. No, non è simmetrico. Di poco, ma c'è qualcosa di diverso. Da qua purtroppo non si può più girare, quindi non si riesce a vedere bene la differenza. Quindi proviamo a guardare da qua. Magari si riesce a vedere qualcosa di diverso. Ok, sì, forse qualcosa si nota già da qua. Queste due punte qua, questa sembra un po' più piegata. Almeno a me sembra, questa anche. Quindi è un Great One asimmetrico. Primo Great One asimmetrico di Dino che io ho trovato, è bellissimo. Ottimo. Colpo ottimo, doppio polmone, e direi che possiamo accettarlo. O forse proviamo ancora a fare uno screenshot, non so se l'ho fatto qua nel true score, ma va bene lo stesso, quindi così l'ho fatto di sicuro. Accettiamo. E andiamocelo a mettere nel multi-mount, così da completarlo. Quindi dobbiamo per forza lasciare questa posizione, perché con tutte le altre questo palco enorme va a trapassare il palco di il palco liscio di quel Great One lì. Quindi se vi faccio un esempio, ecco, come volete vedere c'è una punta del suo palco che gli passa in mezzo. Quindi purtroppo è l'unica posizione che possiamo mettere, anche se mi pare che era forse quella che volevo già lasciare, che comunque è una delle più belle. E quindi ecco qua il mio trio di Great One di Dino. Sono fantastici. Sono tutti e tre insieme, sono meravigliosi. E c'è forse un pochettino poca differenza visti da vicino tra Fable Mocha e la Fable Golden, perché sembra un po' la Fable Mocha sembra un pochettino una seconda variante della Fable Golden. E se fosse stato ad esempio la Fable Painted sarebbe stato totalmente diverso. Ma comunque anche qua la differenza si nota lo stesso, soprattutto per la parte del collo sotto, perché lui ce l'ha bianca mentre che lui è totalmente scuro. Quindi forse quella lì è la parte dove si nota di più. Quindi questo qua appunto è il mio trio di Great One di Dini. Sono fantastici. Sono finalmente tutti e tre nella lodge.
e sono meravigliosi. Tra l'altro, giusto per farvi notare, perché magari qualcuno nota appunto che c'è poca differenza tra la data dove ho preso il Great One Fable Silver, ovvero questo qua, che l'ho preso appunto il 24/07, ovvero ieri, e poi abbiamo il Fable Mocha che ho preso il 25/07, ovvero a un giorno di distanza. E questo perché il Fable Silver era già vivo da 2 settimane nella mia mappa, quindi ve l'ho già detto anche prima, ma ci tengo a precisarlo perché magari qualcuno non ha ascoltato la prima parte e quindi non magari poi scrive come mai sei riuscito a trovarle così velocemente e tutte cose del genere. Quindi io semplicemente l'ho detto qua nel video. Lui era già vivo da 2 settimane, io ero già 500 kill nel grind, quasi 600. Ieri ho fatto altre 300 kill e a 920 è comparso lui. Quindi ecco perché li ho trovati a un giorno di differenza, li ho buttati giù a un giorno di differenza, ecco. Quindi raga, io spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto. Noi ragazzi, ci vediamo, ciao!